Eccoci, buonasera a tutti e a tutti, benvenuti e benvenuta a chi sta incominciando a connettersi. Questa è una diretta Facebook, quindi le persone arrivano man mano e molti poi la recuperano dopo. Chi è qua, però, chi sta cominciando ad arrivare, ha la possibilità di interagire con i nostri ospiti. Come ogni settimana presentiamo un nuovo film sulla piattaforma ZalaView. Io sono Stefano Polizzoli di Zalab. In questo caso il film è If I Were That Warrior, che in italiano suona Se quel guerriero io fossi, posso tradurla in questo modo, che è un film che è online da 3 giorni, dal 19 febbraio, Yekatit 12, e non è una data a caso naturalmente. E quello che facciamo in queste dirette è un po' cercare di fare anche online, per la comunità della piattaforma ZalaView, quello che capita durante una proiezione in presenza, cioè il fatto che ci si incontra attorno al film, si allarga il discorso, si incontrano delle persone e si può interagire e dialogare. È un po' diverso perché non c'è il calore della sala, però c'è anche la possibilità di incontrarsi un po' a distanza, perché in questo caso i nostri ospiti sono, come dire, talmente distanti che stanno in fusi orari diversi. Qua in Italia è sera, sono le 3:30, mentre Valerio Ciriaci e Isaac Lipsin, che sono il regista e il produttore e direttore della fotografia del film, stanno a New York in questo momento, se non sbaglio, quindi a mezzogiorno. E Angelica Pesarini sta a Los Angeles temporaneamente, quindi ci parla dalle 9:30 di mattina, se non sbaglio. Ecco, questo in sala non sarebbe possibile. Tra i due difetti del fatto di essere online. È come sempre un modo ampio di parlare del film, perché naturalmente Valerio e Isaac l'hanno fatto, no? A loro inizierò a chiedere io e poi in un secondo momento do spazio alle domande del pubblico, già c'è qualcuno, vedo, almeno vedo un numerino, poi adesso le guardo. E attorno al film, il film parte da un monumento, sembra una finzione, ma purtroppo in realtà è un monumento eretto da Schiele a Graziani, eroe della guerra e dell'occupazione italiana etiope, eroe per chi ha eretto il monumento. La storia è un po' più complicata. E su questo si, come dire, esplora sia il passato che il presente, possiamo dire, a proposito sia di quelle vicende che delle tracce che lasciano in Italia, in Etiopia, negli Stati Uniti, ovvero sia nelle comunità che stanno nei posti che nelle comunità della diaspora. E questo è un aspetto molto interessante su cui poi andiamo. E questi sono un po' i temi su cui abbiamo invitato anche Angelica Pesarini, che lavora da anni sul postcolonialismo, sui cultural studies, che ha lavorato in Italia, adesso sta appunto a Toronto, e che insomma poi avrà modo di anche raccontare meglio il suo punto di vista su cosa significa ragionare in termini postcoloniali. A me interessa molto anche il fatto che lo sta facendo in un paese in cui questo è un tema in qualche modo vero e sentito, in cui ci può essere un insegnamento universitario di questo tipo, come Canada, l'ha fatto in Italia, dove forse, è un'impressione mia, mi confermerai o smentirai, è un po' più sperimentale parlare, un po' più difficile. Se traduco Race and Cultural Studies in italiano, suona strano, quantomeno. Questo è un po' un giro di presentazione. Adesso, appunto, passiamo al film. Per passare al film, vediamo insieme il trailer, per chi non l'ha ancora visto, perché poi lo dico anche a voi, fra il pubblico di queste dirette c'è cioè chi ha visto il film e chi invece ascolta la diretta per farsi incuriosire, perché sa che c'è, non l'ha ancora visto, è online da pochi giorni e quindi lo vedrà. C'è anche chi, essendo aperta, non è sulla piattaforma, quindi magari è l'occasione per dire ok, lo vedo. Allora, per avere un terreno comune fra tutti questi pubblici diversi, partiamo dal trailer del film che chiedo a Chiara di Zalab, che ci segue dalla regia, di lanciare. Oggi, 9 maggio, viene suggellato il destino dell'Etiopia. L'Italia ha finalmente il suo impero. In questo momento ci troviamo proprio nei depositi dell'Archivio Centrale dello Stato. Qui ci sono anche le carte di Rodolfo Graziani, il generale che ha contribuito alla vittoria del regime fascista nella guerra d'Etiopia.
sagrario è stato fatto per dare il giusto riconoscimento a un personaggio storico che ti ha fatto. Quando è stato maggiore l'orso grassi animata serie a Park West, è stato sarrabbato che farò in giuccia in August, dalla sua storia coloniale fino alla Repubblica Sociale è dimostrato che Graziani è un eroe. Graziani promised to subjugate Ethiopia. That's why the mustard gas killing people in many ways, hanging them. That was organized by Graziani, and very openly. All his instructions were in writing. They can be seen today. Graziani is a war criminal! Italy! Shame on you! Shame on you! Essere stato mandato in Etiopia mi ha dato delle sensazioni uniche. Fare quei tornanti che sono state fatte dal genio militare, passare sui ponti, sento proprio questa presenza degli italiani e non mi sento mai solo. America a quei tempi non esisteva, per noi c'era un futuro per l'Africa. My grandfather Nicola Scavina was duped, fooled by Mussolini's plan to emigrate to Ethiopia and populate it. Se esco e vado in Europa o in America, pensavo, c'è tutto, mi trovo bene, però in Italia no, in Italia è come Africa. Rieccoci in diretta, la prima domanda direi è per Valerio. Questo è il primo film tuo che è in piattaforma, tuo, vostro, che è in piattaforma ZalaView, e questa è anche una piccola comunità, quindi la prima cosa che ti chiedo è, come dire, modo per darti benvenuto fra di noi e quindi presentarti molto brevemente, già il fatto che ti chiami Valerio e stai a New York, lavori a New York con Owen Films, ci dice qualcosa, e poi magari ci racconti anche giusto come è nata l'idea appunto degli Stati Uniti di fare un film sull'Italia, forse anzi sull'Etiopia o forse su entrambi. Sì, innanzitutto grazie e siamo proprio contenti poi che il film possa essere incluso dentro ZalaView insieme a tanti altri bellissimi documentari di autori che stimiamo. Io appunto sì, sono Valerio, sono arrivato negli Stati Uniti 11 anni fa, 12 anni fa più o meno. Ho studiato alla New York Film Academy, un corso di cinema documentario, poi sai, una cosa tira l'altra, sono passati 10 anni. Ho conosciuto Isaac anche 10 anni fa, in realtà lui era mio coinquilino a New York, abbiamo iniziato così, e mi ha aiutato, ricordo, già dal primo mio thesis film, no? Quindi il film che fai alla fine del corso, mi ricordo che siamo stati insieme, mi ha aiutato con, aveva al tempo una macchina fotografica, insomma abbiamo, lui nasce come fotografo inizialmente. Quindi da quella prima esperienza, insomma, che è andata bene, insomma, ci siamo divertiti, abbiamo poi, insomma, preso le cose un pochino più sul serio. E 2015 nasce questo film, I Follower the Warrior, cioè in realtà nasce un pochino prima, quando sappiamo di questo monumento a Graziani ad Affile. Quello invece era agosto 2012, una notizia che fa il giro del mondo, ovviamente, ne parla il New York Times, il País, la BBC, e che arriva, ovviamente, ci arriva anche a noi a New York. Però ecco, di su un momento forse non ci aveva neanche tanto sorpreso, perché appunto non siamo nuovi in Italia, no? A casi simili, no? In cui, ecco, si fa apologia di fascismo, in cui vengono, appunto, sono... Sappiamo anche dei gruppi neofascisti da sempre presenti. Questo tipo di manifestazioni nostalgiche, ecco, non mi aveva sorpreso al momento. Quindi, diciamo, passano un po' di mesi e ricordo che siamo stati con Isaac, no? A questo evento, una conferenza a New York, organizzata dal Centro Primo Levi e il Calangelo Institute, che è un centro di studi italo-americani. Insomma, si parlava in questo evento, hanno invitato storici, avevano invitato anche molti membri della comunità etiope, che vive qua della diaspora etiope a New York, e il tema era appunto il colonialismo italiano, l'occupazione italiana dell'Etiopia, i crimini di guerra, e si è parlato proprio lì anche del movimento a Graziani ad Affile, no? Che si era costruito appunto pochi mesi prima.
E lì, diciamo, la rabbia proprio delle persone, degli etiopi presenti, mi ha in qualche modo scosso. Cioè, ho proprio forse realizzato che, appunto, non era normale, che questa cosa andava un attimo investigata, capita, compresa, no? Quindi, diciamo, partendo proprio da una domanda semplice, banale, no? Un po' retorica forse anche, in Italia, è quella: com'è possibile che, appunto, un paese che si dichiara, no, nato dall'antifascismo, dalla guerra di resistenza, si possa permettere di fare un monumento a un gerarca fascista, no? Viceré d'Etiopia, criminale di guerra. E quindi, ecco, I Follower the Warrior nasce da questa domanda iniziale, molto aperta, molto vaga, anche se vogliamo, e poi, ecco, da là comincia questo viaggio e soprattutto anche di conoscenza nostra, di studio, perché entrambi abbiamo fatto una scuola dell'obbligo in Italia, liceo e poi anche qualche anno d'università, ma ecco, dei crimini del colonialismo italiano non ci è stato mai insegnato, no? Quindi, a meno che non si faccia un percorso universitario, e poi ci sono tantissimi accademici in Italia, studiosi, e le cose adesso stanno anche molto migliorando, a livello più di opinione pubblica. Ecco, a meno che non si facciano dei corsi così, si cerchi in prima persona, non sono informazioni che ti arrivano. Di certo non ti arrivano nella scuola dell'obbligo, dove, appunto, le invasioni colonialiste italiane sono relegate solitamente a un paragrafetto, no? È, diciamo, la cosa che poi, per fare, insomma, poi da quando se ne parla un pochino pubblicamente, è questa idea che, appunto, il colonialismo italiano sia stato un pochino, diciamo, all'acqua di rose, no? Rispetto invece a quello francese, a quello inglese. E quindi, ecco, si guarda questa storia, insomma, con quest'occhio qui. Non è quello che abbiamo incontrato noi nella nostra ricerca, tutt'altro. Ci siamo concentrati sull'Etiopia, ovviamente, però, appunto, il colonialismo italiano ha fatto danni anche altrove, in Libia, in Somalia, l'Eritrea. Però, ecco, quando si arriva all'Etiopia, il ruolo di Graziani, insomma, è fondamentale. Dai primissimi viaggi, no, abbiamo subito riscontrato, parlando proprio con le persone, appunto, il nome di Graziani è proprio di per sé qualcosa che proprio viene ricordato come, appunto, qualcosa di diabolico, no? Quindi, insomma, ci ha sorpreso da subito questo contrasto, no? Tra come si ricorda sul colonialismo, quello che è successo, la storia, e poi invece come invece questa memoria possa essere distorta attraverso, appunto, con la costruzione di un monumento come quello di Affile, no? Quindi, ecco, I Follower the Warrior nasce da questa domanda, si evolve, è durato 2-3 anni di produzione più o meno, ci ha portato in Etiopia, tra il Tigray e Addis Ababa, e abbiamo girato anche qui in America, perché la diaspora etiope, come ho menzionato, insomma, ha un ruolo importante, poi quella che è la battaglia contro il monumento viene stata portata a livello internazionale. E poi a Roma, ovviamente, dove abbiamo portato un storico, Mauro Canali, presso l'Archivio Centrale dello Stato, dove abbiamo avuto accesso a questi documenti, a queste immagini che non erano mai state usate prima in un film, del fondo Graziani. Quindi erano veramente le foto del fotografo che seguiva Graziani, che lo ha seguito prima come generale dell'invasione, no? Quindi dal sud, occupazione che poi si è, appunto, è iniziata nel 1935, fino, diciamo, poi agli anni successivi, in cui è stato poi nominato viceré d'Etiopia. Quindi, insomma, ci ha permesso di usare, ecco, questa collaborazione con l'archivio, con Mauro, ci ha permesso poi di usare questo materiale d'archivio importante. E poi, ovviamente, arriviamo ai personaggi principali, no? Quindi Mulu, che è etiope, arrivata in Italia nel 90, e lei, chiaramente, una delle primissime che si è battuta contro il monumento ad Affile. Fa parte, ovviamente, membro della comunità etiope, c'ha un programma a Radio Onda Rossa a Roma, e lei, diciamo, con lei si instaura questo dialogo con altri personaggi del film. Un altro sta in America, è un italo-americano, i cui nonni erano stati in Etiopia come coloni, avevano provato quell'esperienza là, che poi non è finita bene, come sappiamo, finita subito poco dopo, diciamo, che poi nel 41, con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, alle Selassie e le truppe inglesi poi cacciano gli italiani.
Il nonno di questo personaggio, Nicola Di Marco, appunto, si è poi trasferito dall'Italia agli Stati Uniti, quindi da, ecco, da un posto al sole, diciamo, al sogno americano, no? E lui porta quest'altra prospettiva interessante nel film, perché appunto si oppone al monumento a Graziani, ma lo fa proprio consapevole di questo bagaglio storico, di questa storia familiare, no? Lui non solo, insomma, l'accetta, l'approfondisce, ne parla con i genitori, no? La fa diventare proprio un motivo del suo, diciamo, attivismo oggi. E l'altro personaggio, forse quello più ambiguo, quello che poi spesso, insomma, quando facciamo proiezioni ci ritroviamo anche a parlarne molto, è quello di Giuseppe De Bach, che invece lavora per la FAO in Etiopia, ed è, possiamo dire, diciamo, un po' nostalgico di quel periodo, almeno diciamo, questa visione nostalgica della storia, quindi è un grosso conoscitore dei vari, insomma, percorsi di guerra, conosce proprio la geografia dell'Etiopia, è stato là tanti anni e insomma ci ha portato a conoscere appunto ancora quello che rimane, i residui di quell'occupazione. E lui si sì, ha una visione invece proprio opposta, diametralmente opposta a quella appunto di Nicola o di Muro, e appunto non vede appunto un grosso problema col monumento a Graziani, perché poi tutto sommato gli italiani hanno fatto anche cose buone, no? E questa, diciamo, è un tipo di narrazione che abbiamo ritrovato tante volte, spesso nel film, anche perché appunto non difende il fascismo tout court, c'è spesso questo sentimento appunto di vedere il colonialismo italiano, l'ho menzionato prima, no? Un pochino più buono, bonario, no? E questo racconto della costruzione dei ponti, la costruzione delle strade, no? Si collega poi a quello che poi Angelo Del Voca, no? Descrive come questo, gli italiani brava gente, no? Quindi questo sentimento che gli italiani siano appunto migliori quando si tratta di andare a occupare un territorio. Invece, insomma, tutt'altro, Graziani è stato, insomma, responsabile, condannato anche per crimini di guerra, e cioè, ovviamente adesso abbiamo detto simbolicamente, abbiamo lanciato il film pochi giorni, dal 19 febbraio, giorno dell'anniversario del massacro di Addis Abeba, in cui proprio Graziani è responsabile proprio perché, cioè, ci sono le carte che lo condannano, nel senso con i suoi film in cui autorizza i vari eccidi, no? tra cui rientra anche quello di Debre Libanos, insomma, pagine in cui l'Italia si è macchiata di crimini e che proprio con la storia, col passare degli anni, no? Sono andati un pochino via, sono andati dimenticati. E quindi, per finire, Fallen World Warrior vuole essere questo, insomma, un tentativo di riaprire, no? quella pagina di storia che abbiamo messo da parte e capire, cercare di riflettere su come questa eredità coloniale ha un impatto ancora oggi, perché ce l'ha ed è molto profondo. Non si tratta solo appunto di monumenti che sono stati costruiti anche recentemente, no? È proprio anche nella vita, nel tessuto sociale italiano. Insomma, le ripercussioni vanno avanti e appunto la storia va attualizzata per essere compresa e capire come risolvere i problemi del presente. C'è un elemento che fa parte un po' della storia naturale del film, cioè di come è nata, al di là delle intenzioni, che a me colpisce e che risulta molto delle tue parole, cioè raccontavi, abbiamo visto la notizia, ci ha colpito, però poi abbiamo capito qualche tempo dopo a un convegno di diaspora etiope quanto dirompente fosse, e io pensavo la notizia ha fatto certo le prime pagine del Paese, del Guardian, del BBC, in Italia non è che me ne sia accorto così tanto, sinceramente, cioè sì, se ne è parlato, ma non mi ricordo uno scandalo nazionale, a dirla tutta. Ed è anche indicativo che i primi personaggi che ti sono venuti in mente sono personaggi che invece hanno una dimensione diasporica, no? Cioè una persona nata in Etiopia che vive in Italia, una persona d'origine italiana che sta da generazione negli Stati Uniti e un italiano che sta in Etiopia. È come uno scambio. E in effetti anche voi due siete cresciuti in Italia, quanto capisco entrambi, e state negli Stati Uniti. E anche Angelica immagino che sia cresciuta in Italia e sta in Canada. Allora, c'è questa dimensione necessariamente un po' sovranazionale, che è anche un pezzo della storia del film, perché il film è girato in molti posti diversi, è girato con anche molti più testimoni di quelli che hai raccontato, però questi sono chiaramente i principali.
E volevo chiedere appunto a Isaac su un piano produttivo, organizzativo e anche su un piano però di significato del percorso di ricerca, come si è evoluto questo viaggio fra tre continenti e fra molte origini e appartenenze intrecciate. Eh no, penso hai detto bene, questo è un progetto che nasce appunto subito con questa dimensione internazionale, quindi l'episodio della costruzione del monumento a Graziani è appunto stato discusso prima all'estero, sia per quanto riguarda la stampa, sia per quanto riguarda gli attivisti, insomma le proteste che sono state organizzate per contestare questo monumento. Come ha accennato anche Valerio, in primis la comunità etiopica che abita qui negli Stati Uniti è stata protagonista, insomma, di aver sollevato questa questione anche con i media, che poi appunto abbiamo detto le grosse testate internazionali sono state le prime a denunciare il fatto, e solo dopo, in un secondo momento, in Italia è cominciato a crearsi lo scandalo, diciamo. Quindi e questa poi è una metafora di come abbiamo voluto concettualizzare il documentario stesso. Infatti il primo viaggio che abbiamo fatto è stato prima in Etiopia e poi di ritorno a Roma e poi la parte americana, e poi questo ciclo si è ripetuto 2/3 volte, dei viaggi che si facevano, si tornava. E dal punto di vista logistico è stata abbastanza una sfida, nel senso che è stato poi comunque il nostro primo documentario lungometraggio, uno sforzo molto più consistenze rispetto a qualsiasi esperienza passata per noi, quindi molto un percorso di apprendimento dapprima da un punto di vista proprio della produzione, insomma, cinematografica, che era nuova per noi, quindi l'utilizzo magari delle telecamere, la realizzazione delle interviste, tutto questo era per noi prima volta che lo facevamo in maniera seria da un certo punto di vista. E poi però anche dal punto di vista contenutistico è diventata questa chiave che abbiamo voluto proprio enfatizzare, quindi in ogni posto c'è sempre il richiamo di un altro posto, c'è il punto di vista esterno. Penso che dal punto di vista personale per noi è stato comunque l'accesso a questo capitolo della storia, è stato comunque da questo punto di vista in parte anche americano, comunque qua negli States, magari Angelica ce ne potrà parlare di più. Forse c'è una tradizione un pochino più sofisticata per quanto riguarda certi temi, ci sono dipartimenti anche accademici che si occupano di questa cosa, come anche tu, Stefano, hai annunciato. In Italia più faticosamente si entra in questi temi, anche se magari sta cambiando. Insomma, il viaggio è stato comunque è vero, poi abbiamo fatto praticamente abbiamo fatto una campagna di crowdfunding per arrivare a coprire i nostri costi, che erano molto piccoli perché eravamo noi due che viaggiavamo da soli in tutto e per tutto, però è stato possibile solo grazie a uno sforzo sempre internazionale, tra l'altro, che ha avuto, insomma, un grosso coinvolgimento di persone degli States, persone in Etiopia, come anche ovviamente in Italia, che ci ha permesso di realizzare il film. E anche adesso, dopo l'uscita, continua ad avere questa dimensione. Questo è stato il bello, poi confrontarsi anche con pubblici diversi, parlare di questo documentario, di questa tematica, trovare prospettive molto diverse. Magari in Italia è un film che riceve delle reazioni più sentite, più forti, anche negative a volte, perché ci si sente chiamati in causa. Persone anche di diversi orientamenti politici si sentono chiamate in causa da punti di vista diversi. Negli States c'è un po' più di, insomma, anche curiosità per una vicenda di cui qua sanno molto poco, anche meno che in Italia. Insomma, il colonialismo italiano qui, come immagino anche in Canada, è veramente una nicchia, ecco, non è una cosa che conoscono in molti, e quindi secondo me anche la cosa degli italiani brava gente, a parte il colonialismo, rimane molto nel Nord America. L'Italia è visto come questo paese molto benigno, molto, insomma, pizza, pasta, mandolino, conosciamo anche gli stereotipi, e quindi è stato molto importante portarlo anche nelle università americane, e ne abbiamo fatte tante, di proiezione nelle università qui, confrontandoci con gli studenti. Infine l'abbiamo portato anche ad Addis Abeba per una proiezione al Film Festival lì, e
è stato anche quello molto, un passaggio molto importante, dove abbiamo ricevuto poi ovviamente anche delle reazioni diverse molto sentite. Grazie. A chiudere il primo giro, due domande facilissime per Angelica. Sono ironico perché è veramente difficile in realtà. Dunque, tu lavori un po' proprio su questo, no? Cioè, su come razza, genere, identità, cittadinanza si intrecciano, si intersecano. E quindi forse puoi iniziare a rispondere a qualcosa per cui, per me sono solo delle domande, perché avete visto i primi commenti che sono apparsi, che sono in pressione, o chi è su Facebook ci vede anche direttamente su YouTube, dalla pagina. Chi sta ascoltando, ma io mi identifico, dice, non sapevo nulla, non se ne sa nulla in questo paese. Ho visto dall'aereo la scritta DUS sul Montegiano e l'ho vista dall'aereo, c'è una scoperta. E che cosa è successo all'Italia? Per cui, nonostante teoricamente abbiamo costruito l'entità collettiva sulla resistenza, l'antifascismo, cioè sull'elaborazione di un pezzo di storia, almeno negli anni scorsi, adesso nel presente è un po' più dubbia questa cosa. Però teoricamente non c'è un tabù, non può essere un tabù su questo. Eppure è successo qualcosa per cui realmente non se ne sa nulla. Non solo a scuola, come dicevano prima Valerio e Isaac, ma in generale. Che cosa ci fa la memoria di questo tipo? E il secondo elemento, visto che sai, Los Angeles, ci parli e lavori a Toronto, in un'esperienza differente, con una storia differente, che differenze ci sono nel modo in cui questa memoria di questo tipo sono gestite? E terza domanda, poi non poi eventualmente l'abbandoni perché sono troppe, poi ne parliamo dopo. Il fatto che siano le diaspore, almeno in questo film, ma io ho l'impressione che sia un tema che questo film mostra, ma che è più vasto di questa vicenda e di questo lavoro. È vero che sono le diaspore a essere più attente a queste cose? E se sì, come mai secondo te? Allora, intanto grazie per questo invito, sono davvero insomma felice, onorata di poter far parte di questa conversazione, perché penso che il film di Valerio Isaac sia davvero un documento importante. Io l'ho fatto vedere nelle mie classi, appunto a Toronto, e devo dire le studentesse e gli studenti sono davvero impazziti, nel senso che ha scatenato dei dibattiti, delle domande, delle curiosità, addirittura una studentessa che ha voluto ricostruire in gesso il monumento di Affile risignificato, quindi ha proprio creato degli stimoli pazzeschi. Allora, la memoria non è una cosa neutra. La memoria è costruita, è manipolata, ci si lavora, viene imposta, e quindi non è un caso che ci ricordiamo di certe cose e non di altre. Perché appunto questa memoria viene anche indirizzata verso certi eventi. Secondo me un punto importante è alla fine della guerra. Lì secondo me succede qualcosa, perché a differenza di Germania, l'Italia non ha Norimberga. I processi di Norimberga non avvengono. L'Etiopia alla fine della guerra manda una lista di 1200 criminali italiani che dovrebbero essere in qualche modo, insomma, dovrebbero andare in tribunale. E tra questi ovviamente c'è Graziani. Graziani il macellaio. Questo nome non viene così per caso. Come si vede nel film, anche lui ha una storia particolarmente violenta. In Libia, inizia in Libia e commette quasi un genocidio. Durante la guerra in Etiopia, appunto, l'uso delle armi chimiche. Poi quando diventa viceré, anche lì una sorta di terrore. Lui viene condannato, viene ascoltato in tribunale, viene condannato a 19 anni, ma quello che davvero mi sorprende quando ci penso è che lui non viene condannato per i crimini che ha commesso in Libia e in Etiopia, lui viene condannato perché nel 1943 lui rimane fascista, lui supporta la Repubblica di Salò.
non per quello che per i crimini di guerra che appunto, come dicevamo, sono assolutamente documentati. Nel documentario mi fa sempre sorridere il sindaco, l'ex sindaco di Affile, non so se sia ancora sindaco oppure no, che appunto ci fa vedere i suoi documenti e ci dice: vedete, Montanelli ce lo dice. Sì, però poi bisogna anche aggiornarsi, perché poi Montanelli, quando è stato messo davanti all'evidenza, finalmente quando questi archivi sono stati aperti e sono stati fatti vedere quei stessi documenti che possiamo anche vedere nel film, Montanelli deve dire: ok, mi devo scusare, è vero. Quindi insomma c'è un passaggio, questa storia, no, come viene appunto rivista, ricostruita, manipolata, è davvero sorprendente. E quindi quel monumento è un monumento a un criminale di guerra, a tutti gli effetti. Dicevamo anche appunto come non se ne sappia nulla, anche a livello universitario, ed è vero. Io mi ricordo che insomma quando si studia storia moderna e contemporanea, il colonialismo non si studia. Spesso bisogna prendere, non so se le cose siano cambiate, un esame di storia dell'Africa per studiare il colonialismo italiano. E questo secondo me è davvero sintomatico. Io anche, devo dire, non ne sapevo nulla, quasi, eppure la mia storia familiare viene da lì, eppure a casa sentivo delle storie che però non leggevo nei libri di storia che studiavo. Queste storie non c'erano, appunto, un paragrafetto, questo mito italiani brava gente, noi abbiamo fatto le strade e gli ospedali, senza mai far vedere il lato nascosto, no? Ma perché sono state costruite strade, ospedali? Per quale motivo? Perché era un'invasione coloniale, quindi ovviamente le strade servivano, soprattutto poi in Eritrea. Asmara è a 2300 metri di altezza, Massawa è sulla costa, e ovviamente servivano delle strade e delle infrastrutture. Quindi insomma è sempre sorprendente come si cerchi di raccontare la storia inventando, no, delle storie, manipolando questa memoria. E le diaspore, ecco, nel film per esempio a me colpisce molto il personaggio di Nicola, perché lui, ecco, in lui rivedo anche quelle riflessioni che vedo nelle mie classi. Io insegno a Toronto c'è una comunità italiana enorme, una delle più grandi, e vedi la differenza tra le generazioni. Mentre ci sono i nonni, i bisnonni delle studenti e delle studentesse che spesso hanno questa nostalgia per quel periodo, beh, io, i diciannovenni e ventenni con classe, sono assolutamente critici e riescono a farsi quelle domande, no, che Nicola si fa. Quando lui parla con i suoi genitori, io trovo quel dialogo davvero illuminante, perché abbiamo un figlio che chiede a un padre e una madre di parlare di quel periodo e se ne parla magari con un po' di imbarazzo, con un po' di difficoltà, però se ne parla. Quello secondo me è davvero il primo passo, dobbiamo parlarne. Ci si sente a disagio, ma è normale, è ovvio che ci sentiamo a disagio, però se non neanche ne parliamo e non ci poniamo delle domande, rimaniamo sempre su questa cosa. Vedo che nelle domande appunto su Facebook qualcuno menzionava il Montegiano. Basta pensare a Roma, allo Stadio Olimpico. Quando noi andiamo allo Stadio Olimpico c'è questo monumento, un obelisco enorme, eretto appunto nel 32, in cui nel marmo sono incise le parole Dux Mussolini. Allora, Lisa, questo monumento secondo me è emblematico, perché è come se noi fossimo a Berlino, davanti alla porta di Brandeburgo, e ci fosse un obelisco che dice Heil Hitler. Sarebbe la stessa cosa, però in Germania, cioè, non ci possiamo, è inimmaginabile avere una cosa del genere. In Italia abbiamo quell'obelisco lì, che non dà nessuna informazione. Io spesso portavo i miei studenti là e a fare delle domande alle persone, perché è un luogo anche pubblico, ci si siede, ci sono delle sedi dell'università, degli uffici, quindi a volte all'ora di pranzo trovi un sacco di gente seduta sugli scalini che si mangia un panino. E quando chiedi loro cos'è questo monumento, beh, la maggior parte delle persone dice: sì, so più o meno cos'è, ma è passato, quindi non mi interessa che sia qui, perché noi non siamo più quella cosa lì. Altre persone addirittura non sanno neanche cosa sia quell'obelisco, e altre ancora dicono: sì, mi manca quel tempo, perché ha fatto delle buone cose. Quindi vediamo che c'è davvero una memoria che secondo me non è un vuoto, è una memoria selettiva.
è una memoria selettiva che dobbiamo però, ecco, un attimo ricostruire e risignificare, ripensare. Sì, la memoria selettiva è una memoria in cui ci sono anche dei buchi che però poi in realtà fanno male anche a chi ce li ha. Tu parlavi prima di Nicola, Nicola è questo personaggio, appunto, ne parlavano anche Valeria e Isaac, che figlio, anzi nipote di un colono italiano in Etiopia, è figlio di una coppia di americani, perché sono, nel film sono chiaramente una coppia di americani in una casa molto americana, si mobilita perché probabilmente recupera anche un pezzo di sé, un pezzo di una sua identità che ha qualcosa di problematico, di cui non è responsabile, quindi non è una questione di... E che però invece c'è una chiara passione dal suo punto di vista, una chiara motivazione a far parte di questo, di un percorso per riconoscere quantomeno, no? Per riconoscere che la storia è stata quella. E poi ci sono altri personaggi, recupero anche delle domande, Sergio Gibellini chiede l'agronomo è questo italiano che lavora per la FAO, che sta in Etiopia, quindi per dire, non è lì a fare azioni di guerra, è lì a piantare alberi, che però ha una posizione molto più strana, molto più ambigua e molto interessante come sindaco di Affile, come un barista di Affile che appare per un momento, e questi personaggi disturbanti sono in realtà molto interessanti, perché da un lato sembra incredibile ad avere una minima conoscenza di quello che è accaduto, anche semplicemente a vedere i documenti che il film elenca, le immagini che mostra, e le prove anche storicamente incontrovertibili di dispacci mandati a firma di Mussolini, di ordini dati da Graziani, cioè non c'è discussione a proposito di questo. Eppure queste persone hanno un rapporto, che tipo di rapporto hanno con questa memoria secondo voi? Cioè, che cosa, chiedo a Valerio e Isaac, cosa gli interessava, no? Come mai hanno deciso di seguire anche queste vicende qui, che sono un po' più, almeno apparentemente, più disturbanti? E poi ad Angelica, che tipo di cosa ci dicono queste voci che non sono così isolate, evidentemente. Microfono, se no è difficile sentirti. Scusate. Sì, dico, non siamo partiti direttamente con questa idea. Questa idea di includere tutte queste voci è maturata con il tempo, mentre lavoravamo al film. Perché era chiaro da subito che quando poi andavamo a parlare con le persone ricevevamo una risposta diversa. Proprio ognuno di queste persone che abbiamo incontrato c'è proprio un rapporto diverso con questa memoria, no? E ovviamente penso non si poteva fare questo film senza, no, poi includere una memoria come quella di Giuseppe, oppure questa visione, no, della memoria di Giuseppe, quindi questo sentimento nostalgico, no, questo, diciamo, perdonare anche le cose più dei crimini, no, che sono stati commessi, anche con, diciamo, con il motto che poi sentiamo ripetere spesso, la guerra è guerra, no? Allora è tutto permesso, no, la guerra. Ecco, scordandosi che è quella, appunto, una guerra di occupazione, di invasione, no? E che poi ha dato inizio a una vera e propria apartheid, cioè il colonialismo italiano in Etiopia è stato proprio la premessa quasi di altri crimini dei regimi totalitari, cioè è in Etiopia che vengono create, no? le leggi razziali, ancora prima della Germania nazista. Quindi ecco, insomma, non si... insomma, per alcune persone questo passaggio, insomma, manca, no? Però andavano incluse, no? E poi, insomma, c'è anche alcuni personaggi da file che difendono il monumento, cioè appunto il sindaco che poi è stato rieletto più e più volte, penso che sia ancora in carica al momento, e che poi l'ha fatta franca, no? Anche con il movimento stesso, poi volendo vi parliamo anche di quello, che fine ha fatto quel monumento, no? Però ecco, per finire il discorso delle memorie, era per noi importante includerle tutto, e anche, insomma, anche se non era facile, insomma, mettersi, sentirle,
Per noi personalmente era fondamentale invece creare questo dialogo tra memorie. Era una, diciamo, è venuto fuori come, diciamo, proprio una parte centrale di questo film. No, direi e riflette anche il nostro percorso di durante la realizzazione del film, che è stato comunque un percorso di apprendimento, partendo con poche conoscenze del tema e magari anche poche conoscenze di come approcciare una tematica storica così difficile e così brutale. E quello che si vede nel film è anche il nostro viaggiare nelle conversazioni che abbiamo effettivamente avuto con diverse persone, dove abbiamo cominciato a riscontrare appunto memorie e interpretazioni contrastanti tra di loro. Quindi questo è proprio quello che si vede, il nostro viaggiare, il nostro chiacchierare con le persone, sì. Capire queste cose. Poi ovviamente quando ci siamo seduti a montare invece viene fuori nel mettere insieme a confronto queste testimonianze, viene fuori forse la nostra conclusione in qualche modo anche politica, che se vogliamo, che non è una conclusione fissa, diciamo, con una risposta precisa su tutto, ma che ci auguriamo possa portare anche gli spettatori a farsi delle domande anche su altri monumenti, altre questioni storiche che li circondano. No, che è anche un po', no, paradossale, però il monumento a Graziani ha in qualche modo risvegliato tante di queste persone, questi personaggi. Cioè, Nicola si è attivato, prima si era attivato sul recupero e la restituzione dell'obelisco di Aksum, e adesso appunto il monumento a Graziani, nel senso, è stato un po', ecco, paradossale per il sindaco che voleva onorare Graziani, in realtà ha risvegliato, scoperchiato, diciamo, questa rabbia, questo furore, diciamo, da parte, insomma, di attivisti, certo, ma anche proprio di gente anche comune, che poi da lì si è andata a informare, ha scoperto di Graziani, no? E quindi devo dire che si è creata molto, cioè si è sensibilizzato, il sindaco ha sensibilizzato, diciamo, l'opinione pubblica sui crimini di Graziani, questo è successo. Dall'altra, però, ecco, la giustizia italiana non è andata a pari passi con questo livello di sensibilizzazione, tutt'altro. C'è stata una condanna, effettivamente, che era arrivata in primissimo tempo per apologia di fascismo, no? Questo reato che è presente nel nostro codice penale, ma di cui appunto noi abbiamo cercato di fare delle ricerche anche su questo, non abbiamo ancora capito se è stato qualcuno condannato in via definitiva per questo reato. Non ci sembra. Qui parliamo del sindaco di Affile. Esatto, sindaco di Affile, che è stato appunto, grazie a una denuncia dell'Ampi, è partito un processo, è arrivato da dopo 2-3 anni una prima condanna per apologia di fascismo. Sono stati rimossi i fondi, che ricordiamo erano fondi regionali, quindi pubblici, e a quel punto, insomma, sembrava, insomma, destinata in maniera positiva, insomma, quella vicenda lì. Passati altri 2 anni, invece, insomma, poi abbiamo potuto constatare che, insomma, tutt'altro. C'è stato poi un altro verdetto della Cassazione e di appello del sindaco, che invece ha ribaltato la sentenza, e quindi poi è entrato anche in prescrizione il reato. È passato troppo tempo e il sindaco è stato rieletto. Il monumento è ancora lì. È stato spogliato di tutti quanti i cimeli e riferimenti a Graziani, ma il monumento, come dice anche Muro nel film, è ancora lì, quindi, insomma, ma quello è, ecco, un dato con cui fare i conti, no? Sì, anche il procedimento legale, come le sorti del monumento stesso, sono un po' poi, mano a mano, finite in questa ambiguità, che anch'essa riflette un po' gli atteggiamenti nazionali nei di quel capitolo storico. Il monumento è ancora lì, il che è vergognoso, però è anche molto interessante, perché mi apre la domanda su che ci facciamo di queste cose qui. Allora, naturalmente un monumento fatto nel 2012, ok, scusate, comunque in tempi è qualcosa di talmente grottescamente antistorico che di per sé l'idea, almeno personalmente, è dire che questo va battuto, anche perché è un progetto di un parco, quindi, come dire, cioè, forse ci sta un parco là.
quando un monumento è un po' più antico, si pone una questione, c'è un dibattito in corso, no? Come sui nomi delle strade, come su che in Italia porta una memoria coloniale completamente priva di densità e di dato. Si dice facciamo un ambaradan per dire facciamo qualcosa, facciamo un po' di casino, ma in modo così giocoso. E così via, sono tantissimi questi nomi. E ogni volta ci si chiede, e spesso le risposte sono diverse, ha più senso sostituire un monumento con scritto Heil Hitler a Berlino, sarebbe stato abbattuto, punto. Oppure risignificare, cioè provare a ridare una lettura non diversa, completa, semplicemente completa di quella vicenda. È un dibattito che resta aperto, quindi volevo un po', anche a partire dal monumento di Affile, su cui pensare di risignificarlo è piuttosto arduo, è diverso che la scritta Dux di fronte all'Olimpico, capire un po' cosa ne pensa Angelica. Allora, guarda, secondo me non c'è una soluzione univoca, nel senso, in alcuni casi, esatto, si può abbattere, in altri casi si può risignificare, in altri casi penso a quello che è successo nel 2020. A Bristol hanno preso la statua di Colston, appunto, proprietario terriero nei Caraibi, che ha fatto la sua fortuna con la tratta degli schiavi, che però ha dato tantissimo alla città. E infatti molti monumenti sono nominati o erano nominati appunto Colston. Cosa succede? Nel 2020, dopo l'omicidio di George Floyd, una massa di persone va dove c'è questa statua, la tira giù con delle corde e la butta nel fiume. Quello che è interessante è poi quello che succede a livello digitale. E infatti su Google Maps questa statua, che non c'è più, appare una scritta e dice questo luogo è stato permanentemente chiuso, questo luogo non c'è più. Ecco, secondo me quello è interessante, no? Quindi come questi gesti che facciamo poi hanno anche un impatto nel modo che abbiamo di vedere quegli spazi stessi. Nello stesso tempo a Milano succedeva, e parlando proprio di diversa consapevolezza, questo gesto viene trasmesso su BBC Radio, ci sono 8 milioni di viewers, insomma ha una copertura mediatica enorme. Una settimana dopo a Milano un collettivo di studenti va nella statua di Montanelli, va al parco appunto dei giardini pubblici di Porta Venezia, dove c'è questa statua di Montanelli, anche questa eretta veramente qualche anno fa, e la imbratta, nel senso scrivono razzista, stupratore. In Italia il dibattito è completamente diverso. Abbiamo tutti i cosiddetti, come li definisce la mia collega Carla Panico, i figli di Montanelli, uomini bianchi che hanno potere mediatico, quindi parliamo dei Mentana, parliamo dei Travaglio, che conducono programmi televisivi in prima serata, che scrivono su giornali nazionali, cercando di riperpetrare quella memoria di cui stiamo parlando, quindi di ricostruire di nuovo questa visione del colonialismo di Montanelli, senza porsi quelle domande che in realtà i giovanissimi adesso si pongono. Quindi è interessante vedere come, io noto come davvero le persone giovani, giovanissime, ma parlo di 13-14 anni, hanno fonti di conoscenza alternative. Quindi quello che non trovano sui libri di storia, lo si riesce a trovare in altri canali, per esempio i social media. Ecco, sui social media noi troviamo un dibattito molto acceso che nel mainstream, cioè, non ci sogniamo neanche di vedere. Quindi penso che questi gesti non siano univoci. Spesso si dice dovremmo mettere quelle statue nei musei. Ecco, però allora dobbiamo anche chiederci cos'è un museo, a cosa ci serve un museo, se poi riprendiamo quella roba lì e la mettiamo in un museo. Quindi dobbiamo anche risignificare forse questa idea di patrimonio, di patrimonio difficile, cosa ne dobbiamo fare. Ci sono ci sono tentativi diversi nel mondo, per esempio in India, a Delhi, c'è un parco dove sono state messe tutte
7 pezzi di statue, di teste, appunto, di royalties inglesi, lasciate a marcire. Quindi sono state messe lì e la natura ha fatto il suo corso. Quindi sono nate piante che escono dalle varie parti, insomma, dei buchi che sono presenti in queste statue, sono mezze rotte. Alcuni monumenti, a Vienna un monumento è stato incrinato. Quindi quando lo vedi c'è qualcosa di strano, ti avvicini e sotto c'è una scritta. A volte sono stati lasciati proprio dei vuoti, un vuoto per riempire. Quindi secondo me ci sono tanti modi di poter risignificare, tra cui anche appunto quello che poi ha fatto Valerio nel suo film che è uscito adesso, ecco, Stonebreakers. Cosa succede? A Richmond c'era questa statua enorme che era ricoperta di graffiti. Quella secondo me era storia. E purtroppo adesso, insomma, questa cosa non è più visibile. Però ecco, ci sono vari modi di risignificare e non sono d'accordo sul fatto che certe cose siano intoccabili. No, grazie Eric che hai sollevato Stonebreakers, che è il nostro ultimo documentario, è uscito in anteprima al Festival dei Popoli lo scorso novembre a Firenze. E tra l'altro riporteremo in Italia a maggio, tra maggio e giugno, per una nuova serie di proiezioni, quindi sintonizzatevi sui nostri canali se volete seguirci. Il film si chiama Stonebreakers, vedete dietro di noi il calendario che sta nascendo per le proiezioni. Però sì, quest'ultima cosa che hai detto, Angelica, sull'intoccabilità è forse la prima impressione che abbiamo avuto anche noi nello studiare, nel riprendere questo movimento, diciamo, che non è nuovo ma che esplode in una nuova dimensione nel 2020, e negli States in particolare, è che le nuove generazioni e tanti gruppi di attivisti, ma anche di ricercatori, anche di artisti, stanno spingendo molto per vedere questi oggetti, che sono i monumenti storici, nelle nostre città, nelle nostre piazze, non come intoccabili, non come oggettivi, ma che possono essere sfidati, possono essere ricontestualizzati in tutta una serie di maniere diverse. Ovviamente dipende dal contesto, ci sono tanti diversi modi di affrontare questa cosa. Però non sono più, sembrerebbe per molti, non sono più fissi, non sono più fissi nel territorio, non sono più fissi nelle nostre comunità come punti di riferimento. Alla fine un monumento vuole esprimere un valore, però è giusto che nel momento in cui la comunità che circonda un monumento non si riflette in quei valori, allora qualcosa deve cambiare. Sì, più il valore che hanno assunto questi monumenti per poi essere usati per battaglie molto presenti, politiche, attuali, cioè sono quasi diventati un mezzo, no? Per poi, insomma, si va a combattere un sistema, si scelgono anche i simboli di quel sistema. In America sono appunto i simboli del racconto storico americano, i confederati, Cristoforo Colombo, no? Tutti i monumenti, simboli che sono stati al centro di questo momento proprio critico di confronto con la storia, perché poi alla fine, almeno quella è stata la nostra percezione, che finalmente proprio pagine oscure della storia americana erano di nuovo trattate, un po' come per la storia del monumento Graziani da Fila, no? In qualche modo è stato anche un mezzo per riparlare di certe cose, quindi anche l'attacco a un monumento può essere anche visto in questa chiave qui. Purtroppo, insomma, poi uno ha a che fare con, si scontra con invece appunto un'altra parte che proprio non lo reputa possibile un attacco alle statue, perché le statue sono intoccabili, no? Sono la storia. E infatti si è parlato in Italia, tutta questa discussione si è trasformata su cancel culture. Infatti quando presentiamo il film, no? Ci viene proprio quella prima cosa che ci viene chiesta, un film sulla cancel culture, no? Cioè, probabilmente è il contrario, cioè non si è trattato di cancellare cultura, si è cancellata la storia, no? È stata veramente riaperta una pagina di una storia per affrontarla, per parlarne. Quindi sì, ci sono tanti metodi, ci sono tanti gruppi che lavorano, e artisti
su idee che non sono solamente l'abbattiamo la statua, no? Sono anche idee creative sull'utilizzo, la risignificazione. Hai menzionato Richmond, quella statua sarebbe dovuta rimanere così, no? La statua Robert E. Lee, generale dell'esercito confederato, era diventato veramente un punto di attivazione di tutta quanta la protesta, di incontro della comunità, dove si, veramente ci si scambiavano due parole, si trovava un pasto caldo, al tempo c'era pure il Covid, quindi c'era distribuzione anche di, insomma, kit, mascherine. Ecco, quella statua adesso, levandola, levando anche il piedistallo, diciamo, se in qualche modo forse ha causato, forse non l'ha causato direttamente, ma anche, insomma, la protesta poi chiaramente è scemata. Quindi, ecco, può andare, ecco, non solo la rimozione non è l'unica cosa che si può fare, no? E poi è qualcosa che anche adesso, anche tanti gruppi a Roma su cui, e in Italia su cui si sta lavorando, no? Quindi ecco, una discussione che deve andare avanti sicuramente. Certo, poi interessante, forse... scusami Stefano, vai, interessante, quando parliamo di cancel culture, è sempre interessante chi la nomina, no? Chi si sente cancellato? Ed è sempre appunto chi detiene il potere, chi ha oppresso per secoli, sente che questa storia viene cancellata, senza pensare che in realtà è solo quella storia che è stata raccontata, cancellando le altre storie, le controstorie. E quindi anche il modo in cui studiamo la storia, secondo me, è interessante, no? Io mi occupo di storie orali. Ecco, secondo me le storie orali ci servono davvero per fare una controstoria, questa storia egemonica e dominante che leggiamo ancora nei libri di storia, in cui ci viene detto che appunto gli italiani erano brava gente, ma ancora in cui ci viene detto che l'Italia è un paese bianco. Ecco, questo non è vero, però non riusciamo a leggerlo nei libri di storia che ci sono tutt'oggi nelle scuole. Quindi è bello come possiamo usare appunto altri mezzi, come appunto le interviste che avete fatto, le storie orali, le esperienze vissute, come fonte di conoscenza, persone che hanno vissuto in quel periodo e che ci possono raccontare la loro storia, la loro verità, partendo dal fatto che non c'è una verità. Secondo me questa è anche una delle cose principali. Si pensa sempre che ci sia una sola verità e quindi chi non concorda con quella ci sta raccontando una menzogna, senza pensare alla complessità dei periodi storici, di quello che succedeva. Quindi se chiediamo ovviamente al sindaco di Affile la sua visione di colonialismo, chiediamolo però a chi è nato durante le leggi razziali. Parlavamo di apartheid. L'Italia ha costruito i campi di concentramento in Somalia molto prima dei nazisti. In Eritrea già dal 1900 Asmara era una città razzialmente segregata, in cui c'erano i quartieri indigeni e c'erano i quartieri per bianchi e in cui non si poteva andare. E parliamo del 1908, le leggi razziali appunto. Le leggi razziali sono fatte prima dagli italiani che dai nazisti. Quindi ecco, ci sono tutte queste controstorie che non riusciamo a trovare e allora dobbiamo cercarle appunto in forme di conoscenza diverse. E sicuramente una statua non ci racconta la storia. Non è che la statua di Montanelli ci racconta qualcosa, a mio avviso. Una statua bruttissima, tra l'altro, personalmente. Però questa, ecco, è una mia opinione. Però ecco, le statue, anche negli Stati Uniti vedo tantissime statue. La statua, secondo me, è anche un modo obsoleto, ormai, di dire qualcosa che in realtà è molto... Sì, che non è neanche utile, secondo me. Ma tu dici che è obsoleto, però effettivamente quello che succede, e capisco come cosa intendi in questo senso, però poi effettivamente quello che succede è che quando tocchi quel simbolo, da un lato e dall'altro, si muovono delle passioni molto profonde, molto collettive, sia dal lato delle persone che abbattono la statua perché non ne possono più, perché è intollerabile quella presenza, che di quelle che scoprono di essere dei difensori dei beni culturali assolute. Poi certo, parliamo di statue, tu parlavi di storia orale, chiaramente sono due modi diversi, no, di ricostruire passato, memoria, identità, e parli di storia orale con tre documentaristi, quindi chiaramente hai definito anche il nostro lavoro in qualche modo, no? C'è molto affinità in questo. Quello che a me pare è
è che comunque c'è qualcosa di profondo qua dentro e che forse in Italia è più complicato che altrove perché si salda il discorso di difesa del bene culturale di per sé, che è anche un, come dire, un punto di vista condivisibile di cura del passato, non si rade al suolo le cose per rifare da zero come in altre culture, in altri paesi, ma si conserva e questo ci ha consegnato un paese di incredibile ricchezza. Dentro a questo però si confondono, spesso anche credo nei difensori stessi del bene culturale, altre motivazioni che sono più inconsce e confessabili, che uno col bene culturale difende anche tutto quel portato lì senza esserne del tutto cosciente. Cioè citavi le persone che difendevano la statua di Montanelli con gli argomenti di non cancel culture, rispetto, eccetera, oggettivamente stanno facendo un discorso neocolonialista. Con un grado di coscienza che è poco definibile. Mi è venuto in mente ascoltandovi una cosa che c'è nella città in cui io parlo, che è Padova, c'è una grande piazza monumentale scappata dalla valle che ha una gran quantità di statue fatte nel Rinascimento, nel 1006. Sono tutte statue maschili, cosa che ha una ragione storica abbastanza chiara. La proposta di aggiungere una statua femminile in un piedistallo vuoto, quindi non buttare giù niente, ma di aggiungere, ha causato un'elevata di scudi, non c'è nessuna statua femminile, per intenderci, non è successo. Però la reazione è stata talmente ampia e violenta, anche in mondi, in settori, in percorsi, in realtà, che non sono a priori tacciabili di maschilismo, che chiaramente indica qualcosa. E da questo punto di vista sono contento, era anche un po' una mia intenzione facendo questa domanda, che abbiate tutte e tre parlato delle Stonebreaker, perché Isaac e Valerio continuano a lavorare su questo tema, cioè che cosa facciamo alle statue o ai nomi delle strade, ma che cosa ci fanno le statue. Il film arriva in sala in Italia, questo maggio, credo, no? Quindi tenendo d'occhio. Per noi è molto importante che la piattaforma, cioè l'online, continui a restare in dialogo vivo con gli incontri di persone che escono di casa e vanno in una sala a vedere un film. Le cose non sono in opposizione, si nutrono a vicenda, quindi adesso i fogli in piattaforma, Stonebreaker sarà in sala, speriamo che sarà anche in piattaforma dopo una lunga vita in sala, e in qualche modo è un modo per incontrare storie, possibilità, sguardi con tutti gli strumenti possibili. Noi andiamo verso la chiusura, ci sono un paio di domande che volevo recuperare fra le molte fatte. Alcune sono, in realtà c'è anche una ricerca collettiva in corso, perché Chiara Zanini segnala una condanna per apologia di fascismo, quindi c'è un'intelligenza collettiva all'opera. Non so se è definitiva in realtà, vedo che in articolo di cronaca, però del 22, quindi è recente, ci sta che non l'abbiate incontrata. Però Sia di maniera definitiva. non lo sappiamo, però comunque c'è un gruppo di ricerca attivo anche dall'altro lato di questo schermo. E fra le varie domande vedo due domande di Sergio Gibellini che chiede che impressione hanno avuto le comunità etiopi vedendo il film, che impressione avete avuto voi dell'Etiopia, domanda un po' più vasta in realtà. E anche quella cosa che si diceva all'inizio, ma questo titolo ha qualcosa a che fare con un'area del trovatore? Sono due domande molto diverse, però mi sembra un buon modo per darvi un ultimo giro, poi chiedo anche all'Angelica di. Allora, le comunità etiopi, qui abbiamo fatto tante proiezioni con la comunità, con la diaspora etiope. Abbiamo fatto New York, Washington DC, a Dallas, poi sono stati, insomma, grossi, grandi sostenitori. No, molto interessante è stato, e anche a Roma, ovviamente, abbiamo fatto proiezioni con Muro, Iele e altri membri della comunità. No, più interessante, sì, il discorso con l'Etiopia, no? Quando l'abbiamo presentato lì. Era un contesto di un festival, era l'Addis Film Festival. Però, insomma, è stato, no? Molto, insomma, poi anche personalmente, molto, un momento molto emozionante. Quindi no, sicuramente è stato, insomma, ricevuto bene, ma appunto è particolare il discorso della memoria. Infatti andrebbe fatto probabilmente un altro film, probabilmente, insomma, sono anche altri autori etiopi che farebbero questo lavoro molto meglio di noi, ma anche lì, insomma, come anche in Italia ci sono le varie memorie, anche l'Etiopia, no? Ha le sue varie memorie. Purtroppo in Etiopia c'è una situazione anche in corso di conflitto tra gruppi etnici.
diversi. Quindi quando eravamo andati noi c'era il Tigray Movement, quindi insomma sì, c'era interesse ad Addis Abeba di parlare, di conoscere, però a livello insomma di governo non c'era assolutamente interesse di sollevare questa questione qui, perché come insomma la storia poi ci ha insegnato, insomma, i tigrini erano proprio alleati dell'esercito italiano in contro le popolazioni amara, quindi alle Selassie, no? E quindi anche è molto complessa anche lì quando va a toccare il tema della memoria. Però ecco, insomma, non c'era tanto questo interesse di parlare da parte del governo tigrino del monumento. Infatti ci sono state anche delle proteste contro il monumento a Gassani di Affile ad Addis Abeba, però proteste che sono state represse subito dal governo. Quindi è insomma complessa, ma molto interessante. Siamo stati proprio contenti di averla fatta questa proiezione. Sì, diciamo nel contesto dell'Etiopia, della loro visione, la loro memoria di quel periodo è altrettanto difficile come lo è magari vista dall'Italia, per motivi e modalità molto diverse, però sicuramente sconsiglierei qualsiasi appiattimento della reazione anche nei confronti del nostro stesso documentario da parte delle diverse comunità etiopiche che l'hanno incontrato. Invece sul titolo si tratta sì di un'opera di Verdi, ma non è il Trovatore, è l'Aida, e infatti è il primo verso dell'Aida, un'opera che parla in realtà anche di Etiopia, di una guerra tra Egitto e l'Etiopia, e certo un riferimento un po' alla lontana rispetto al tema che stiamo trattando, però Verdi poi chiaramente è anche una figura molto importante per il nazionalismo italiano, dell'Italia, e quindi insomma all'incrocio di queste cose abbiamo pensato di usare questo riferimento, perché il guerriero può essere Graziani, però il guerriero può essere magari il militare ignoto italiano di cui parliamo nel film, però può essere anche, alcuni l'hanno visto come magari Muro o altri attivisti potrebbero essere i guerrieri, quindi questo se, questo condizionale, questa aspirazione a qualcosa in qualche modo ci sembrava un modo interessante, anche un po' misterioso, per affacciarsi sulla tematica del DOP. Microfono. Adesso è il turno mio. Prima Angelica, non so se qualcosa da aggiungere a conclusione. Guarda, forse questo, la cosa che ha detto adesso Isaac, esatto, l'appiattimento, le diverse reazioni, secondo me riflette il fatto che il colonialismo non è stata un'esperienza univoca, e che anche chi ha vissuto in quel periodo, ognuno, appunto, come dicevamo prima, no? Ha la sua verità, alla sua storia, e secondo me questa complessità va riconosciuto il fatto che anche chi appunto era colonizzato comunque ha cercato magari in qualche modo di trarre vantaggio se possibile da un'invasione. C'è chi ha combattuto contro l'invasore italiano, c'è chi ha combattuto con i fascisti, e queste storie secondo me sono importanti perché ci raccontano davvero la complessità del colonialismo e come non sia davvero bianco e nero, ma ci sia tanto grigio in mezzo, ed è questo grigio secondo me che poi ci restituisce la complessità e la difficoltà anche, no? nel raccontare certe storie che però vanno raccontate anche se ci fanno sentire a disagio. E quindi secondo me con la visione del documentario davvero ci dà tante storie, e poi ognuno insomma può trarre le proprie conclusioni. Benissimo, e su questo ringrazio molto tutti gli ospiti, ringrazio anche del fatto che il film è in piattaforma, perché per noi è importante arricchire con questo sguardo. Mi piace molto quello che ci siamo detti, perché di fatto ha aperto moltissime porte, è quello che un po' capita quando ci si prende il tempo per parlare di un film, per dire ok, a Mileto c'è molto molto di più. Anche il fatto che in Etiopia sia un film difficile perché riguarda il presente, la questione tigrina, è un fatto inaspettato e molto interessante, che appunto, come diceva Angelica, ci,
ci dà un'idea di quante complessità si aprono e poi di fatto di quanto ci arricchiamo noi quando incontriamo queste complessità. Al di là del fatto che invece quello prevalente, che per Zalabio è importante che il film sia visibile da adesso, perché è importante anche a proposito di storia, di statue, di riti, costruire dal basso una giornata della memoria che parte dagli Agati 12, cioè dal fatto che una volta all'anno, almeno una volta all'anno, si ricorda quello che è avvenuto in Etiopia a partire dalla strage di Addis Abeba, che è raccontata nel film, che è raccontata altrove, che non racconto io adesso, ma che è qualcosa su cui è giusto fermarsi e dire è successo e quindi facciamo qualcosa. E grazie Isaac, grazie Valerio, grazie Angelica, grazie anche del fatto che abbiamo messo insieme una giornata intera, saranno le 10:30 a Los Angeles, 1:30 ora di pranzo a New York e io vado verso l'aperitivo, e buona visione a chi vedrà il film dopo questa presentazione e arrivederci al prossimo film, direi, in sala o sulla piattaforma fra un po'. Grazie molte. Grazie. Grazie.